apertura in grande stile dei Di Giovedì, sere d'estate a Lucignano, edizione 2023, sindaco Casini. La tradizionale cerimonia dell'apertura del portone coincide con un grande afflusso di gente. Devo dire grande soddisfazione, è una bella serata, magica, la serata del Medioevo. Noi rievochiamo questa tradizione ormai da tempo con l'apertura della porta insieme al nostro corteo storico. Un ringraziamento a tutti loro, alle chiarine, tamburi e piccoli sbandieratori che sono davvero meravigliosi. Un ringraziamento da parte mia doveroso all'assessore Cresti, perché è l'ideatore di tutte le serate di giovedì, all'ufficio turismo nella persona di Enrica Cassioli e a tutti i nostri dipendenti dell'ufficio tecnico, perché davvero fanno un lavoro straordinario con tanto impegno e dedizione per tutta quanta l'estate. Oggi ufficialmente abbiamo aperto, ogni giovedì da ora fino ad agosto saranno i nostri Di Giovedì, tanta musica, buon cibo, ma soprattutto la vita e la qualità del borgo di Lucignano, che è uno dei borghi più belli d'Italia e dei quali vorremmo far assaporare a tutti i nostri visitatori non solo le prelibatezze, l'Aglione, la Chianina e tutto quello che di buono c'è qua, ma anche la bellezza del nostro borgo, della nostra cultura, delle nostre opere d'arte, e quindi la serata del giovedì è a Lucignano ed è Di Giovedì. Ma un incentivo in più anche, e questo è il motivo per cui è nato i Di Giovedì, è nato proprio perché era questa serata di mezzo durante la settimana, il giorno comunque di mercato, quindi il giorno in cui è bello stare nel borgo, in cui anche si rievocano un po' le vecchie tradizioni, perché il giovedì era il giorno in cui i nostri nonni nella mezzadria iniziavano anche la veglia. Confesercenti contribuisce favorendo la collaborazione, il coinvolgimento delle strutture ricettive, dei ristoranti, delle attività commerciali. Per noi anche quest'anno la formula dei giovedì si conferma una formula di successo, che sa valorizzare il borgo, sa valorizzare le peculiarità del nostro territorio, i prodotti tipici, e quindi ancora una volta un modo per promuovere Lucignano, il nostro territorio, non solo per i residenti ma anche e soprattutto come un prodotto turistico, un borgo da vivere. Impegnata su più fronti, sia nella valorizzazione dei piccoli borghi, della Val di Chiano, anche di altre realtà, pensiamo a Poppi, pensiamo ad Anghiari sempre in questo periodo, soprattutto nel periodo infrasettimanale, ma anche impegnata in prodotti nuovi, in strumenti di promozione turistica, commerciale e anche, se permettete, di tipo culturale. Sta per partire la prossima settimana Arezzo Moonlight Festival, il secondo appuntamento di una rassegna che mette insieme libri, gastronomia, artigianato, soprattutto la valorizzazione del centro storico d'Arezzo.